Ciao amici e benvenuti a Vegan Show. Io sono il comico vegano e da quando sono vegano sono molto più rilassato e tranquillo. Sarà l'erba. Il comico vegano news. Una ricerca scientifica afferma che gli esseri viventi più forti del mondo sono erbivori. Unica eccezione, Chuck Norris. La Global Relax presenta Morgana, la poltrona vegana. Non si era spinto a tanto nemmeno Giorgio Mastrota. Se sei l'unico vegano in famiglia e te la regalano, non fargli attaccare la spina. Linea al Kama Sutra vegano. Kama Sutra. Dal Kama Sutra per voi, le posizioni erotiche vegane del nuovo millennio. Posizione muscolo di grano. Lui offre il muscolo, lei lo preferiva di grano duro. Kama Sutra. Amici, ho fatto come Gigi Marzullo, mi sono fatto una domanda e mi sono dato una risposta. La domanda era: ma come fanno questi pseudo chef come Bastianich a pubblicizzare il McDonald's? La risposta? Per insultare gli altri c'è MasterChef, per insultare la cucina c'è Mastercard. Cose che non si vedono neanche nei migliori film di fantascienza. Marty McFly viaggia nel tempo grazie al flusso veganizzatore. Ritorno al tofuro. Amici, ho notato che sono spesso le donne vegane che vengono derise con le battute più becere. Come difendersi? Vi aiuto io con autodifesa vegana. Amiche vegane, quando arriva il tamarro di turno a dirvi la classica frase «Inchia, sei vegana, però la salsiccia ti piace!» Sì, ma deve essere viva! E questo non è il tuo caso! Soprattutto quella salsiccia mi piace perché in quel caso l'animale è consenziente! Peggio dei tamarri c'è solo il nostro opinionista. Oggi parliamo di questi bambini vegani che sono tutte secche, denutrite e maciato, che poi l'assistente sociale ce lo toglie al genitore, giustamente. No, come a mio figlio, voglio, mio figlio ha 6 anni, 118 kg. Quando corre con le braccia aperte sembra un Boeing 747, ma sono soddisfazioni. No, come questi bambini vegani, secchi, denutriti e maciato, che quando vanno ai giardinetti non ce la fanno manco a giocare, poi se devono fare merenda che si mangiano? Le erbette si mangiano. Mio figlio ha 6 anni, 119 kg, è ingrassato di un chilo negli ultimi secondi praticamente. Ecco, quando mio figlio al giardinetto c'ha un languorino non c'è problema, appesa al collo c'è il suo salva la panza Beghelli, schiaccio il bottone, immediatamente arriva mia moglie con la protezione civile e mia suocera con l'elisoccorso ci butta un container di brioche e il bambino fa merenda e so soddisfazioni. No, come questi bambini vegani che sono tutte secche, denutrite e maciato, e poi l'assistente sociale ce lo toglie al genitore. Amici, per voi un bellissimo aforisma di Pino Caruso. Gli esseri umani mangiano la carne dicendo voglio diventare forte come un toro, ma il toro è erbivoro.